cresca e aumenti. Quindi io inviterei a questo punto il maestro Petrazzi, ringrazio comunque il maestro Rogato che è sempre presente, ripeto, con i suoi pianoforti. Non è il Grand Prix, me l'ha promesso, un giorno forse lo porterà anche qua, però mi dice che non ci sta, è talmente lungo che non ci sta, però allargheremo la galleria delle conchiglie. Quindi grazie ancora a Luigi Boccato che ci assiste. Dovrei anche aggiungere che Bertolazzi è un po' il suo pupillo, un po' il suo allievo, infatti è dal 17 appunto che lo fa esibire con i suoi strumenti anche i più pregiati. Grazie ancora di essere qui e inviterei proprio Giovanni Bertolazzi, che non so da dove venga da di qua, benissimo. Volevo dire che questo foglietto poi purtroppo me lo dovete portare via perché motivi Covid, lo sapete, no? Grazie, scusate. Buonasera a tutti. Quello di parlare in pubblico non è il mio mestiere, in questo caso mi è stato chiesto, perciò cercherò di fare il mio meglio. Innanzitutto ci terrei molto a ringraziare la Fondazione Ghirardi per questo invito. Invito ad omaggiare Dante, quindi l'arte della parola, arte immensa dantesca con l'arte figurativa e la musica. Ho pensato in questa occasione così speciale di proporre un programma chiaramente concepito in due metà, e la prima delle quali soprattutto è dedicata appunto a Dante. Le protagoniste sono, diciamo, due sonate di Liszt, la Fantasia quasi sonata dopo una lettura di Dante, la sonata in si minore. In entrambi i pezzi è chiara la contrapposizione tra il diabolico e il paradisiaco, quindi il bene e il male. Particolarmente ci terrei a far notare che la Fantasia, dopo una lettura di Dante, è ispirata soprattutto al canto quinto dell'Inferno, quindi sentirete i lamenti dei dannati e anche la storia di Paolo e Francesca. La seconda metà è invece dedicata al repertorio pianistico con tre composizioni molto differenti, appartenenti a stili molto contrastanti, e quindi una sonata molto briosa e vivace di Haydn, la Variation Series di Mendelssohn e la settima sonata di Prokofiev, Sonata di guerra. Buon ascolto.